Buongiorno, mettiamo un po' di musica intanto. Intanto che aspettiamo tutti, come state? Spero tutto bene. Ciao! Aspettiamo un paio di minuti così arriviamo perfetto alle 3 e così poi iniziamo. Come state? Da dove scrivete? Da dove seguite? Fatemi sapere da che parte del mondo siete. Verona, bellissima Verona. Bella, bella. Bergamo. Yeah. Londra, let's go. Fano. Ferrara, Roma. Che belle città, belle, belle. Dalla bassa Brescia, ma vogliamo il nome completo qui, perché qui siamo informati sul basso bresciano, sappiatelo. Catania, Como, Milano, Cremona, Catania ancora. Tanta gente, Salerno. Milano, Piacenza, Roma. Abbiamo aspettato te questa settimana, che carini, grazie. Manerbio, certo, Manerbio, assolutamente. Ciao Piera. Reggio Emilia, Caltanissetta, Varese, Ventimiglia, San Gimignano, bellissima, quanto mi manca la Toscana. Taranto. Caserta, Dello, Prato, un sacco di gente, insomma, Sicilia, Venezia, come si sta a Venezia? Morena, ciao Morena, Piacenza, aspettiamo ancora un minutino e poi iniziamo subito. Pisa, bellissima. Scampia, Udine, insomma, da tutta Italia, mi fa molto piacere. Mi fa molto piacere, spero che state tutti bene e sperando che questa quarantena finisca, ma meglio così, così intanto ci conosciamo e balliamo un po' insieme. Allora, per tutti quelli che non hanno mai fatto la mia lezione, oggi facciamo video dance, che come vi spiegavo settimana scorsa è un po' un misto di tutte quelle che sono varie discipline che passano dall'urban, magari spengo così si sente meglio, che passano dall'urban al classico, al moderno, contemporaneo, insomma, un sacco di roba. Oggi facciamo una cosa molto fluida, quindi non facciamo, cioè siamo sempre pazzeschi, però un po' meno, nel senso che ce la balliamo un po' internamente. Ancora saluti da Verona, Cremona, sì, oggi balliamo un sacco. Allora, dopo vi metto la canzone, non ve la spoilerò prima perché secondo me la conoscete tutti, perché per forza è proprio una delle hit del momento. Attenzione, c'è anche una Nausica. Allora, direi di iniziare subito. E che ore sono? Sì, dai, che così iniziamo. E niente, ricordatevi di seguire comunque sempre il canale per tutte le altre lezioni. Bando alle ciance, iniziamo. Allora, aspettate che abbasso i commenti perché sennò poi non so. Oh, ho sbagliato. No, ok. Allora, tanto mi vedete la stessa posizione dell'altra volta, quindi ok. Le mani fanno da sotto, vanno in avanti, tirano indietro, pugni, mani, quello che volete, ok? Apro, incrocio, butto giù, mani al petto. Quindi da sotto faccio, raccolgo, mi tiro verso me. Apro esternamente, quindi da qui apro bene, ok? Chiudo. Questo chiudo non è proprio una figura, ok? Nel senso che da qui che sono. Scusate, ma ho paura che non mi vedete. Mi vedete? Fatemi sapere se mi vedete. Ah, sempre solito trucco. Se va tutto bene, mandatemi i cuoricini che vedete sotto. Se c'è qualcosa che non va, mi scrivete. Quindi, mani fanno za, za. Za, za, za. Quindi dicevo, non c'è proprio un fermo immagine qui, ma questo è un passaggio per scendere e salire. Sì? Le gambe fanno
destra avanti e torna indietro, sinistra avanti, torna indietro, destra avanti, torna indietro, destra appoggia, sposto la sinistra portando la mezza punta e ho le gambe tese. Si vede bene, perfetto. Quindi le gambe di profilo fanno questo, quindi vado e torno, rimango e mi aiuto piegando l'ultima, la gamba destra per far arrivare scusate, la sinistra per far arrivare la destra in mezza punta. Tutto questo insieme alle braccia. Mi vedo un po' scura io, però spero che voi mi vedete. 7, 8, 1, tiro indietro. Questo è lungo e vado. E quando butto giù è la sinistra che va avanti e la destra apre mettendo le braccia qui. Quindi sono insieme. 7, 8, 1 e 2 e 3 e giù, su. Ci siamo fino a qui? Da qui le mani spingono il busto indietro, quindi devo proprio vedere questo movimento qui. Quindi cerco di creare spazio davanti al mio busto, spingendo con le mani proprio fisicamente. Quindi non fate finta, attaccatevele proprio. Spingo in modo tale che le braccia vadano in avanti e il busto va indietro, quindi in opposizione. Da qui, quindi il movimento delle mani è questo, che si allungano, tirano e sono abbastanza libere. Pensate che da qui questo sicuramente allunga e posso ritornare in avanti, posso scendere come più preferite. Per fare su braccio sinistro, quando tiro su il braccio destro, chiudo la gamba dietro. Sa. Quindi la sinistra, che si chiama destra, oggi ho problemi destra e sinistra. La destra chiude sulla sinistra. Sì, tutto ok? Ancora, ancora. 5, 6, 7 e 1 e 2 e 3 e avanti, stop. C'è proprio una pausina qui per spingere. Qui aiutatevi, pensate di prendere qualcosa che vi fa tirare in avanti. Quindi il busto e le gambe vi aiutano in questa posizione per fare avanti, indietro, avanti e. Quindi solo busto e gambe. Da qui vado avanti, vado indietro, avanti, mani e. Ancora da qui proviamo a metterci le braccia. E avanti, indietro, za, za. Sì, come va? Sono un po' scura. Forse è la focalizzazione. Prova a guardarmi. Sì, a toccare. C'ho un aiutante in tutto questo. 7, magari toccando lo schermo. Intanto ne ripassiamo. 7, 8, 1 e 2 e 3 e 4 e 5. 6, 7 e 8. Ancora. 7, 8, 1 e 2 e 3 e 4 e 5. 6, 7, 8 e. Come va? Ancora? 7, 8. Non è veloce. Ta e ta e ta e giù e bom, 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 ta, ta. Da qui le gambe fanno. Sì, sono un po' controluce, ma in realtà l'altra volta ha funzionato, quindi non lo so. Pensavo che funzionasse anche oggi, invece no. Se c'è proprio che non riuscite a capire, mi sposto, se no, però nel caso provate comunque a seguirmi, tanto non si vede. Tanto io mi avvicino, quindi tranquilli. Quindi da qui vado avanti, vado indietro, vado avanti, zazza, apro il braccio destro. Quando apro il braccio destro, che ho finito, zazza, la gamba destra fa un passo in avanti, quindi da qui faccio un giro e apro la sinistra dietro. Quindi ovviamente lo spazio è quello che è, per cui ci giriamo su noi stessi. Quindi da qui faccio zazà, solo gambe, apro destra, la sinistra raggiunge salendo, appoggio, sale, appoggio. Quindi da qui faccio boom, boom. Boom, apro sinistra, ancora, 7 e boom, 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 za, indietro, avanti, come preferite, cioè potete anche girare indietro, ok? L'importante è che voglio vedere la spinta del braccio che ho fatto con l'apertura della gamba destra che apre, questo braccio da qui si sposta sulla stessa spalla e va. Gira, gira,
scende. Quindi solo braccia, abbiamo fatto za za e faccio apro, giro, giro e scendono. Tutto questo insieme al giro, quindi da qui morbido e quando porto la sinistra dietro, il braccio sinistro fa boom, boom. Come va? Meglio? Sì, proviamo a accendere le luci, magari funziona. Olè, adesso sono visibilissima. Quindi ho fatto za za, da qui, apro, giro. Cercate di lasciare andare la schiena, ok? Anche la testa se volete, mentre giro. E faccio sinistra, stesso braccio, stessa gamba. Stesso braccio, stessa gamba. Quindi, da capo pianissimo. 7, 8, 1 e 2 e 3. E giù e lascio, avanti, dietro, braccio, braccio, apro, giro, giro, stessa gamba, stesso braccio insieme, boom, boom. Molto meglio così, vero? Perfetto. Ancora, 7, 8, destra, sinistra e vado, vado, vado. Mano e apro, giro, apro, stessa gamba, stesso braccio. Da qui che faccio stessa gamba, stesso braccio, il corpo fa questo movimento, boom, boom, come se tutte le volte respirassi. Quindi faccio su, giù, su, giù. E intanto le gambe ribattono sempre i piedi. Ancora, solo questo movimento qui da giro. Quindi sono qui e faccio apro, giro. Apro e sinistra, destra, ripeto, 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 stop. Quindi il busto poi continua ad andare avanti, ok? Ci siamo fino a qui? Fatemi capire se ci siete. Ho perso i commenti, ma forse stavate capendo se la luce andava bene. Ok, proviamo ancora. Ancora, 5, 6. 7 da capo e u e du e tra e qua e ci se se o e u du tre qua ci sei se e o e quindi la fine è 4 5 6 se 8 è l'ultima gamba che appoggio cioè la sinistra stendo tutto con il busto le mani hanno fatto 4, 5, niente 6, solo mani fanno infilo in avanti, paletta, infilo, infilo, apro sempre paletta. Quando scendono è come se prendessi la scossa e le dita fanno così, ok? E faccio trrr, e quando arrivo su si chiudono a pugno. Quindi solo mani fanno pa, pa e trrr, ciao. 7, 8 e... ho sbagliato, 7. 8 su, giù e. Quindi vado, vado su, giù e. Pa, 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 tr, cia. E si sente sotto la musica che fa tr e noi lo prendiamo con il tr così, ok? Ancora pianissimo dal giro. Ho fatto 7, 8, giro. Boom, boom, boom. 4, 5, niente, 6. Se, e, tr, cia. Quindi faccio se, e. E rimango lì giù trrr, e chiudo al cia, chiudo le mani al cia. Ancora dal giro. Cia, cia, apro, giro e boom, boom, niente. Mano, mano su, trrr, cia. Quindi farò, vado verso destra, mi tiro su, scendo quando faccio il trrr, e ritorno su. Sì? Come va? Ancora da capissimo. 7, 8, 1, 2, 3, qua e ci, 6, se, mano e giro, giro, giro insieme, braccia, gambe, niente, za, 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 tr, cia. Sì? Un po'? Non è così tanto veloce, quindi in realtà il giro delle braccia da qui...
apro il braccio destro, ok? Il braccio sinistro arriva, vado, vado, niente per, vado, vado, niente, za, 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 tr, ciao. Meglio? Ancora, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, qua e ci, 6, 7, o e u, 2, 3, qua, ci, 6, e tr, ciao. Un po'? La proviamo a iniziare a sentire, che così mi dite se si sente anche bene l'audio. Qua è acceso. Allora, la canzone la conoscete tutti, sicuro. Parte, si sentono quattro rintocchi che fa tum, tum, tum. All'ultimo è come se ci desse il via, sì? Via. Se non alzo, è un po' improbabile che voi sentiate. Sentiamo. Du. Sentite la musica? Ditemi, mi è uscito in bergamasco, proprio bellissimo. Ancora, vediamo se riesco ad alzare di più. Via. 1, 2, 3. Sentiamo solo questi, sentite? L'abbiamo sentito, fa tu 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 tr, cia. Quindi questo quando lei dice tipo, non dice casa, però tipo come si inizia a dire ca, tipo casa, quindi faccio ca, boom, niente. Tu, 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 tr, cia. Abbiamo sentiti tutti i suonini. La rifacciamo ancora e poi la rivediamo. Via. 2, 3 e ancora, ancora una e poi vado avanti. Ok, come va? Fatemi vedere i cuoricini se va tutto bene. Ok, allora, da qui, riprendiamolo da capo una volta così vado avanti. Oh, vedo i cuoricini, quindi va tutto bene. 7, 8, 1 e 2 e 3 e qua e ci e 6 e 6. Qua si sente proprio ta ta e noi facciamo proprio ta ta pa para para ta ca ma e ta 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 brr cia. Da qui. Sono completamente fermo, allora non ho le braccia qui, sono belle distanziate, ok? Come se ci avessi un'altra persona che ipoteticamente è davanti a me, la sto abbracciando. Da qui arrivo con le gambe con la sinistra leggermente in mezza punta, ok? Non, sono comodo, non sono né su impettito né troppo piegato, sono comodo qui, tutti siamo comodi qui, no? Da qui faccio semplicemente due respiri e faccio uno. Due, fanno dei cerchietti, facciamo dei cerchietti col busto, quindi faccio indietro, indietro. Devo pensare di, se non avete idea di come si possono fare queste cose, pensate di avere soltanto il busto che fa avanti, va indietro e rimane. Da qui spinge avanti e ritorna dall'alto indietro. Quindi da qui pensate di fare e dargli questo senso di circolo. 7, 8, 1, 2.
Sono completamente fermo con il corpo, fa solo il busto, quindi deve vedersi. Dopo che ho fatto veloce, 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 trrr, stop, boom, boom. Soltanto due. Da qui alle, quindi farò uno, due, alle, alzo le braccia in alto, ok? E faccio la stessa cosa però coinvolgendo anche il bacino. Quindi da qui non faccio più solo questo, ma da qui vado in giù. Quindi riempio il busto di aria, vado indietro spingendo il bacino in avanti per poi spingerlo indietro e risalgo dal petto in avanti e vado indietro e sono due. Quindi ne faccio due piccoline, faccio boom, boom e boom, boom. Non devono essere giganti, ok? Piccolini anche quelli, però devono coinvolgere un po' di più il busto, scusate, il corpo. Quando faccio la E, quindi ho fatto uno, due, al E, oltre a tirare sulle braccia, mi giro verso la diagonale destra avanti, quindi da qui sono frontale, frontale e boom, boom. Sì? Quindi sposto la testa non più nella direzione, per esempio, del pubblico, ma nella stessa direzione che mi indicano le braccia alzate, quindi praticamente fronte mio. Sì? Quindi sono già in diagonale, quindi sono lì. Quindi abbiamo fatto 4, 5, 6, 7 e. Piccolo, piccolo e grande, grande. Il secondo grande mi fa perdere peso e vado ad appoggiare tutto il peso sulla sinistra. Quindi da qui faccio grande, grande. Le gambe da qui fanno grande, grande, fanno e. Non pensate che siano però tipo quelli dell'aerobica, ok? Cioè non è passi precisi. Devo pensare di lasciare sempre il busto e un po' il bacino che va, ok? Come se stesse sba se, in italiano si dice, come se avessi la musica nelle orecchie quando siete nella vostra cameretta e iniziate a ballarvela, ok? Quindi lasciate proprio tutto andare. L'importante è che da qui sposto il peso a sinistra, così libero la destra dal peso. Inizia, destra, sinistra, fatelo con me. Boh, iniziate a usare anche il busto, morbido. Non è niente di costretto, quindi per esempio, che devo portare i pesi per forza così o devono girare, niente di tutto ciò, è tutto molto molto soft, anche perché la canzone l'avete sentita, è molto leggiadra. Io sono qui, ho fatto con la mezza sinistra, faccio boom, boom e boom, boom e inizio 1, 2, 3, 4. Quando faccio tutta questa cosa, le mani fanno, da qui sono mani fanno, sinistra avanti, destra incrocia, apro tutto con le mani aperte, apro tutto, non per forza aperto, in una dimensione diagonale davanti a me bassa, chiudo, chiudo così, quindi apro, chiudo, come se avessi, boh, una metratura da prendere, quindi da qui, metratura da prendere, ragazzi. Allora, sinistra, destra, apro, chiudo. Apro grande, chiudo, chiudo questa volta appoggiando le mani sul petto. Quindi pian piano aumento la grandezza di quello delle braccia. Quindi da qui faccio e sa, 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 sa. Le mani sono sui conteggi, quindi io farò 1, 2 e 3, qua e 5 e 6 e 7. O, E, U. Non sono questi i numeri, però più o meno questo è il conteggio. Quindi farò 1, 2, E, 3, qua, E, C, 6, Se, O, E. Quindi 5, 6, Se, O, E. Sì, ancora una volta solo mani. Ho fatto 1, 2, E, 3, qua, E, C, 6, Se, O, E. Quindi questi sono in mezzo tempo, questo tempo pieno 5, tempo pieno 6 e 7 e 8. Ancora da qua. Quindi faccio boom, boom e boom, boom e boom, boom e boom, boom, ciao. Sotto ovviamente c'è sia la ritmica della musica che la sua parlata. Quindi noi cerchiamo di andare con le gambe sulla base e con le braccia sulla musica. Però comunque vi ho dato i tempi, così almeno siamo tutti uguali. La riprenderei da 4. Abbiamo fatto il giro e faccio 4,
5, 6, 7, e, o, e, 1, 2, e, 3, qua, e, ci, 6, se, o, e. Ah, una cosa fondamentale quando faccio le braccia di questi, il 5 non è qua. Il 5 mi fa slegare il polso e il braccio da qui e fa 5 e va, 6 e va, 7 e, 8 e. Quindi non è 5, se, e, o, e. Ma è morbido, quindi farò e, 5, 6, 7, 8 e. E arrivo con l'8 e che ho fatto ta, ta, ta. Quando faccio questo movimento qua, chiudo accompagnando anche la gamba destra sulla sinistra, che arriva in mezza punta. Ok, quindi ho sui gomiti, mi raccomando, non scendete qui, che ricordatevi che dobbiamo essere sempre pazzeschi. Figura bella sulla testa e ho la destra che ha chiuso sulla sinistra in mezza punta. Sì? La riprendiamo da capo, pianissimo. 7, 8, 1, 2, 3, giù e. Giù, e, sa, sa, apro, giro, giro, dietro, dietro, niente, se, e, o, e, u, du, e, tre, qua, e, ci, sei, se, o, e. Come va? Le rifacciamo ancora magari due così? Poi la velocizziamo un attimo e poi la sentiamo con la musica. Va bene? Ancora. 5. Ancora piano così. 6, 7, 8 e u. 2, 3, giù e bu. 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 Sa, sa, apro. Giro. Giro. Dietro. Dietro. Niente. Se, e, o, e, u. Ricordatevi il trenellino qui, O, e, busto. Busto e busto, busto e 5, 6, 7, 8 e. Come va? Ancora una? Via. 5, 6, 7, leggermente più veloce. 7, 8, 1, 2, 3, qua e ci, 6, 7, o e 1, 2, 3, qua, ci, 6. Se, e, o, e, u, du, e, tre, qua, e, ci, se, o, e. Come va? La sentiamo in musica. Cosa dite? Allora, ricordatevi qua la testa che gira e quando iniziate a fare le braccia ovviamente torna, non rimanete lì, mi raccomando. Tutta questa, intanto che mi rispondete se sul farlo in musico ancora una volta, ricordatevi che comunque video dance è anche un atteggiamento, principalmente è un atteggiamento che si ha nei confronti della coreografia. Quindi in questo momento noi possiamo scegliere se farlo in maniera un po' più sexy, quindi tipo tutte queste cose utilizzando molto di più busto e bacino, oppure magari in maniera un po' più moderno, contemporanea, quindi utilizzando, per esempio, quando fate tutte queste cose qui, cioè utilizzate magari il passé o tutto quello che avete, ok? Musica, vai, proviamo. Da capissimo, eh? Via. Avete capito meglio questi ci, sei, se, o, e? Meglio? Lo facciamo ancora una volta così se per qualcuno non è chiaro lo rifacciamo. Vai. E,
got this shot to face. Ok, vado avanti, lo riprendo una volta da capo che magari qualcuno si è sintonizzato sul canale On Dance Aurora e poi vado avanti. 7, 8, u, du, 3, giù e vado, 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 bacio, braccio, apro, giro, giro, dietro, dietro, niente. Pa, 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 brr, cia. Mi raccomando qui immobili quando salite, quindi non facciamo i pappa molle, teniamo gli addominali quando saliamo per sciogliere, sciogliere, su, su, e 5, 6, 7, 8 e da qui. Come va? Tutto bene? Allora sì, dopo ve la metto, anzi ve la metto subito la canzone, vediamo se riesco. Ho sbagliato? No, ovviamente. Intanto facciamo così. Ce la posso fare? Fisso in alto? Sì, ce l'ho fatta. Perfetto, quindi quello è il titolo della canzone. Siamo arrivati a 8 qua. Allora, le mani si aprono con la sinistra che va avanti e la destra che dietro. Mi raccomando, non appiccicatevi questa, tenetela bella aperta. E girano in questo senso. Fanno un giro solo, quindi come se volessi svoltare pagina. Svoltare soprattutto, non voltare. Quindi, sì, salviamo la diretta. E poi ci sarà anche salvataggio sulla pagina di YouTube di On Dance, quindi anche su Facebook, c'è tutto. Siamo all'8 qui, con la mezza punta destra. Le mani si aprono e fanno un giro. Diventiamo un po' danzatrici, non del ventre, me ne vogliono, però utilizziamo il bacino per andare in avanti e indietro. Quindi farò boom, boom. Pensate che alzando la gamba destra che è in mezza punta, sposto il bacino in alto, quindi aiutatevi con l'anca che sale, per andare a formare una sorta di C con il bacino, ok? E il busto non sta fermo, ma lascia, boom. Sì? Tutto questo lo faccio una volta, quindi semplicemente apro la gamba destra di poco, non di troppo, e faccio insieme il giro. Chiudo leggermente la gamba sinistra e faccio un altro leggermente più grande. Quindi le gambe fanno boom, boom. Quindi destra, sinistra, destra. Però c'è il bacino di mezzo, quindi sono con la mezza punta e faccio destra, arriva sinistra, destra, grande. Da qui lascio andare il busto, che poi sale chiudendo con la sinistra. È lunga questa cosa, quindi solo gambe fanno e boom, lascio busto, lascio la testa dopo che è andato il busto che guarda verso sinistra per poi tornare dritto. Pianissimo, solo busto, gambe e testa. Da qui faccio boom e boom e le braccia ci aiutano, che fanno un giretto qua. Ok, da qui salgono insieme, salgono insieme, destra dietro, sinistra avanti, vi metto in diagonale così mi vedete tutte e due, per fare boom, cia. Quindi la destra farà girettino dietro, sale, chiude, stende. Quindi solo destra fa giretto, sale, chiude, stende. La sinistra che è davanti fa giretto, sale, chiude, apre. Quindi sale, chiude, apre. Insieme è molto più facile di quello che si pensi, perché siamo qui e faccio boom e boom. Quando lascio il busto avvicino alle braccia, lascio, tornano, vedete, guardate come sono spezzata con il busto, tornano le braccia, torna la testa e torno con il busto frontale, tutto con le mani a pugno. Qui, da qui faccio pa ra pa pa ra ta ra. E dovrebbe essere un e due e tre e qua. Ricordatevi la testa, io adesso vi guardo per guardare. Sì, ancora. Sempre da abbiamo fatto C 6 6 e o e u e
Du. Quando appoggio la gamba, sto salendo con le mani. Giro, lascio la testa, vado. Sa. Un po' da qui. Il braccio destro spinge con la spalla, facendomi aprire in opposizione la gamba sinistra. Spingo. Stessa cosa, spinge la spalla sinistra. Però la differenza è che nel primo è il pugno che mi spinge giù, da qui invece è la spalla proprio che va. Quindi da qui faccio boh, boh. E lascio andare il braccio sinistro in avanti per scendere. Quindi faccio giro, giù. Quindi da qui spingo, giro, giù. Giro significa che spingo la spalla sinistra, che fa andare il braccio sinistro sopra, il braccio destro infilato sotto, li scambio semplicemente arrivando qui e buttandoli giù. 7, 8, 1 e 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quando faccio questo movimento, le gambe fanno da qui, ho spinto con la spalla sinistra e faccio incrocio gamba sinistra davanti alla gamba destra, apro la gamba destra dietro, apro la sinistra. Quindi da qui solo gambe fanno sa, sa, sa. Tutto il peso va sulla gamba sinistra che fa scivolare indietro la gamba destra e chiude. Quindi risucchio la gamba destra e faccio za za. Ancora, da qui, pianissimo. Ricordatevi, qui ho le mani aperte. 7, 8. Giro e vado, vado, sto, infilo, spalla, incrocio, giro, sto e. Quando faccio e, le mani fanno e con la sinistra che prende sia peso che braccio e, ok? Quindi faccio questo, zara, zara, za, e chiudo la gamba destra e le braccia vanno dove voglio sul corpo, za, za, dove voglio, mi abbraccio, mi tocco, quello che voglio, e devono rimanere lì per i prossimi conti, quindi è una posizione comoda, oddio mi sto ammazzando. Ancora pianissimo da qua. 7, 8, u, e du, e tre, qua, ci, sei, se, e, o, za, za. Si sente proprio titti, che sono gli stessi titti di za, za, oppure di quelli iniziali che fanno giù, su, sempre lo stesso suono. Ancora, facciamolo questa volta da 4. Ho fatto 4, 5, 6, se, e, o, e, u, 2 e 3, qua e ci, se, subito attacco e vado, sviluppo, salgo, aspettate, avete ragione, avete ragione, c'è un passettino in più perché da qui faccio giù, su e quindi c'è questo za za per fare boom, boom, quindi da qui, scusate, avevo dimenticato un e uno, vado. Apro, apro e spingo, giro, giù e meglio? Lo facciamo una volta da capo? Esatto, così pian piano ci mettiamo tutte le cose precise in testa. 7, 8, 1, 2, 3, qua e ci, 6, se, o e u, 2, 3, qua, ci, 6, se, e, o, e, u, 2, e, 3, qua, e, ci, 6, se, e, o, e, parola, e, za, 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 bu, vum, bum, e. Sentiamolo un momento che così almeno capiamo proprio la tempistica. Dalla parte nuova, così. Ancora solo questa parte nuova. Da qui. Da. E. E.
quando faccio quale canta, canta, za, 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 infilo. Spalle che fa partire le braccia, ma le braccia non sono così importanti rispetto ai suonini che vengono presi dalle gambe che fanno pa 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 za za. Sì? Tutta! Vai. Sì, esatto, dovete proprio godervela questa coreografia, cioè proprio dovete sentirvi il busto andare, fare, sporcatela più che potete con i vostri stili, non seguite il mio, ballatela tantissimo. Ancora direi almeno tipo 10.000 volte, così poi arriviamo al ritornello, ok? Via. Ancora una e poi vado avanti, sì? 10.000 è per chi non ha una diretta che scade, ovviamente, 10.000 volte. E fa boom come se tenessi il tempo con il tallone, perché lei fa tara 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 ta. E noi teniamo la subito portando avanti la destra, tara 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 tara, due volte, quindi tallone tallone scambio tallone tallone, quindi zazza tallone 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 tallone, ancora zazza tallone tallone, tallone, tallone per andare dietro e quindi solo gambe, za, 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 za. Porto la gamba destra, il ginocchio destro interno aiutandomi con la mezza punta e faccio dentro, dentro, fuori, fuori, za, 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 ok? Quindi mezza punta, riappoggio, riappoggio. Le mani abbiamo fatto za, za. Tengono il doppio tempo del, sembra che ci sia sotto tipo un Charleston e faccio come voglio, posso fare quello che voglio, ok? Posso tenere o lo stesso tempo delle gambe oppure doppio, quello che vi pare. L'importante è che tengo il tempo e faccio tiri 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 tiri. Le braccia da qui lanciano e incrociano mentre faccio dietro e niente braccia. E ancora 7 e tiri 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 za 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 za. Sentite soltanto questi suonini che così riprendiamo subito. Abbiamo sentito? Quindi fa tara 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 tara
e ci sono tutti questi za 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 da prendere. Quindi abbiamo fatto za za. Tiri 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 tara tara sta ta. Da qui cia cia solo mani cia cia, quindi giù su, spingo in dentro, tiro fuori, spingo in dentro, niente. Quindi sa sa, quando faccio il primo, quindi apro già un po' il busto, quindi faccio sa 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 sa, destra sopra, quello che volete, insomma, l'importante è che vi pastrugnate, non può essere anche per forza così, posso essere così. L'ultimo suono è la testa che qua, quando mi abbraccio, è scesa, ok? Solo testa sale, quindi farò sa 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 sa. La cosa fondamentale è continuare con il busto a fare fuori dentro, ok? Quindi in dentro, fuori, dentro, fuori, dentro, testa, a parte i capelli, destra. Quindi ho fatto tiri 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 tara ta ta cia 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 cia. Quindi dopo che arrivo qua, le braccia lasciatele come volete e faccio gambe 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 gambe, ridò con le braccia una tamburata, quindi faccio za, da qui spingo fuori il busto, za, dentro, fuori, abbraccio, guardo. Sì? Un po'? Rifacciamolo da qua, 7, 8, 1 e 2, 3 e qua e ci, spingo, mani fuori, sto e tallone, tallone, lascio le braccia, za, 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 fuori, dentro, fuori, incrocio, so. Sì? Questi sono leggermente veloci che fanno za, 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 za. Quindi, mani, za, fuori, inspingo, fuori, incrocio, alzo, za, 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 za. Sentiamoli. Pra mim não é que tanto faz, pra mim não é que tanto faz, pra mim não vale ir embora, já chegou a hora de me tornar feliz. Ela já tá nas escadas sem mentira, pra não ter demora, sem demora. Chega, chega nas escadas. Come va? Abbiamo sentito tutti questi, za, 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 e poi lei parte al ritornello. Risentiamoli. Lo faccio qua così mi vedete bene. È di non fare completo questo su za 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 za, ma fare za 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 boom. Quindi l'ultima gamba corrisponde al za 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 za. Sì? La facciamo da capo con la musica così marcata, piccolina, così capiamo se ci garba tutto. Vai. Datemi dei cuoricini, voglio sapere come va. Ancora, intanto la rimetto. Via. Vincitador mi deixa in paz. Vincitador mi deixa in paz. E se ele some quando torna.
ancora musica. Via. Bendita dorme, deixa em paz. Bendita dorme, deixa em paz. E se ele some quando eu tô na cama, melhor deixar de ver. L'inizio del ritornello, così ci liberiamo un po' di tutto questo za 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 e liberiamo tutto. Quindi da qui abbiamo fatto za 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 za, libero, apro le braccia come voglio. Lei inizia a cantare scega tara 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 e facciamo ta ra, quindi due volte la destra che esce fa boom boom, sì? Quindi da qui sono arrivato dove voglio, qui apro lento, 1, 2, 3, sposto il peso, inizio e ci sei. Le mani fanno quello che voglio, quindi da qui aprono, possono salire, possono girare, posso toccarmi i capelli, fanno quello che vogliono, quindi liberatevi tutto, buttate fuori tutto, za 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 za, 1, 2, 3 e qua e ci sei. Da qui stesso passo di prima, apro, vado con la sinistra che fa sinistra, apro e quindi za 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 scega tara 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 ta, e no va e sì ancora, facciamolo dal pezzettino prima, sempre da qui, quindi faccio 1 2 3, qua e ci sei, sei e o e u e du e tre e qua e za 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 scega tiri 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 e no vale. Da qui così finiamo 5 6 7 8. Ho fatto sinistra destra sinistra. La destra sale e fa due volte in avanti. È come se volessi, divento, perdo la spina dorsale e vado avanti, avanti. Quindi dopo che ho fatto il doppio, subito vado a sinistra, incrocia, apro, apro, respiro, avanti, avanti. È la destra che va in diagonale sinistra, quindi sono qui, boom, boom. Dopo che ho fatto il doppio, tiri, 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 le mani sono libere qua, quindi a seconda di dove siete qui, tiri, 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 scendono. Quando tiro sulla gamba, prima di preparazione per scendere, la testa guarda dietro e le mani mi accarezzano, quindi faccio boom. Da qui, quando porto in avanti la gamba, la testa si rigira allo specchio e le mani sono sinistra piegata e destra tesa e faccio boom, boom. Lasciate collo, lasciate andare tutto, ok? Quindi abbiamo fatto il ritornello e faccio cega tiri tiri ta ra ra ta ra ta ra pum purum. Forse è meglio che canta lei, certi acuti che anche no. Allora, tra un pochino mi scade la diretta, secondo me facciamo come l'altra volta che la riapro così vedo un po' di persone, va bene? Sentiamo intanto solo il ritornello. Tira pra não ter demora, sem demora. Chega, chega nas estradas e não vale nada ter dinheiro pra viver tão só sem amor e paz. Solo com solo ritornello. Nas estradas sem mentira pra não ter demora, sem demora. Chega. La facciamo una volta tutta, poi chiudo e rientro. Vai!
Rientro, così ce la balliamo un po', va bene? Così si salvo la diretta. Sì? Che caldo! Belli i miei capelli. Ok, dai, dai, rientriamo subito, che ce la balliamo, e poi chiamo qualcuno. Nel frattempo, visto che state rientrando, mandatemi le richieste se volete ballarla insieme a me, ok? Vai, da capo. Guarda quante richieste. Allora, vediamo, vediamo, vediamo. Siete comparsi in 50 in un secondo. Ok, andiamo, proviamo su. Che caldo. Ehi! Ci sei? Ciao bella. La fai da sola? Vabbè, bravo. Ti aiuto un po'. Via. Bendita dorme, deixa em paz. Bendita dorme, deixa em paz. E se ele some quando eu tô na cama, melhor deixar de vez. Pra mim não é que tanto faz. Pra mim não é que tanto faz. Pra mim não vale ir embora. Já chegou a hora de me tornar feliz. Ela já tá nas escadas. Mentira pra não ter demora, sem demora. Chega, chega nas estradas e não vale nada. Deixa dinheiro pra viver. Grazie, Mari. Ciao, bella. Ciao. Allora, se sempre becco qualcuno di voi a caso. Vediamo se mi rispondono, però nel frattempo vi mettete alla prova, considerate anche le altre persone, ballate, guardate, prendete spunto, copiatevi. Ciao! Ciao! La fai da sola? Come ti chiami? Elisa. Elisa, la facciamo insieme o la vuoi fare da sola? Insieme. Insieme, vai! Tre, qua. Bendita dorme, deixa em paz. Bendita dorme, deixa em paz. E se ele some quando eu tô na cama, melhor deixar de ver. Aspetta. Pra mim não é tanto faz. Pra mim não é. Ok, ci siamo. Vai, ancora. Vai, vai. Du, tre, e. Bendita dorme, deixa em paz. Bendita dorme, deixa em paz. E se ele some quando eu tô na cama,
si scatta, si uccida, per non te temore, se nel muore. Scelta, scelta, nasi stata, il non vale nada, per signore. Grazie. Ciao. Okay. Ciao, grazie. Ancora? Vediamo. Oddio. Vediamo, vediamo, vediamo se c'è qualcun altro che vuole. Ancora un paio, direi, dai, così poi continuiamo a ballarcela nel frattempo. Allora, purtroppo la coreografia non finisce qui, però non c'è più tempo, quindi... non ci vediamo. Si vedi? Sei tutta nera. Aspetta. Intanto voi ripassate, mi raccomando. Aspetta. Vai, vai. Intanto voi ripassate, mi raccomando. Aspetta. Vai, vai. No, non va. Aspetta che proviamo a richiamare qualcun altro. Ok. Siamo. C'è qualcuno? No. Ok. Ragazzi, nel caso chiamo io, eh. L'ultima. Però non mandatemi le dirette se poi non mi rispondete, mannaggia. Mannaggia a voi. Ciao! Come ti chiami? Giulia. Giulia, la facciamo insieme? Sì. Vai. Due, tre, e... Vinci da dormi, deixa em paz. Vinci da dormi, deixa em paz. E se ele some quando eu tô na cama, melhor deixar de vez. Pra mim não é que tanto faz. Pra mim não é que tanto faz. Pra mim não vale ir embora. Já chegou a hora de me tornar feliz. Ela já quer mais escada sem mentira pra não ter demora, sem demora. Chega, chega nas estradas e não vale nada. Bellissima! Ciao, grazie! Ciao! Ok. Ok, facciamo così. Ce la balliamo un paio di volte e poi vi lascio andare, va bene? Dicevo che non è finita purtroppo, cioè va avanti la coreografia. Magari se capita la metto completa sul mio profilo, in modo tale che se vi serve, se vi piace, eccetera, magari o vi mando un tutorial o qualcosa, in modo tale che se volete impararla tutta poi ve la mando. E niente, tutto qui. Vem ditador, me deixa em paz. Vem ditador, me deixa em paz. E se ele some quando eu tô na cama, melhor deixar de vez. Pra mim não é que tanto faz. Pra mim não é que tanto faz. Pra mim não vale ir embora. Já chegou a hora de me tornar feliz. Ela já quer mais escada. Mentira pra não ter demora, sem demora. Chega, chega nas estradas e não vale nada. Desse dinheiro. Última! Sem amor e paz. Divertitevi! Vem ditador, me deixa em paz. Vem ditador, me deixa em paz. E se ele some quando eu tô na cama,
ci riprendono tutte more, sei nemore. Sceva, sceva, non sei stata, il nome di nata, per signore, bravi, non so se la vuoi fare. Ok, la canzone di Gaia, la ragazza che ha vinto Amici quest'anno, si chiama Shega, C-H-E-G-A, scritto Shega. E allora, fondamentale, seguite la pagina On Dance, che ci sono una miriade di lezioni tutte le settimane, con l'hashtag Io danzo a casa e accendiamo la danza. Quindi, come dicevo, la diretta è salvata della spiegazione, quindi nessun problema, che trovate tutto lì. La diretta poi tanto viene salvata su YouTube, sulla pagina YouTube di On Dance e la pagina di Facebook, quindi poi la posteranno lì. In più, dicevo, la coreografia non è finita, quindi poi la registro tutta e la pubblico sul mio profilo, mi trovate sotto il nome di Sandhausen, così almeno la potete trovare. Se vi va, vi mando un tutorial o comunque vi mando la spiegazione della parte finale, che così poi mi fate vedere quanto siete carini a ballarla. Se volete, ovviamente, quando vi filmate potete mandarmelo direttamente oppure postarlo sulle storie taggando On Dance, me così vi vedo, o anche la cantante, così magari vede che abbiamo fatto una sua canzone. Cosa dite? Allora, grazie mille, grazie a On Dance, a tutta l'organizzazione che c'è dietro, e niente, vi mando un super abbraccio, baci, baci stellari, e grazie per la lezione. Ciao a tutti!